Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Marco Azzurro, un nuovo episodio di Carriera Allenatore con l'Atletico Pompei. Scorsi episodi che erano più un riassunto di quello che avevo giocato per conto mio, invece questo ce lo giochiamo molto tranquillamente insieme amici. Allora, ultime 10 ore di calciomercato che sinceramente potrebbero non portare chissà quali nuove entrate nel nostro club, a scanso di grandi offerte, però io qualcosina ancora vorrei farla. Attenzione, offerta dell'ultima ora per Denis Cengiz, però ragazzi, io non so se voglio cedere Cengiz, no, anzi, sono certo che non voglio cedere Cengiz, ragazzi. Tra l'altro per 3 milioni di cui non ci facciamo assolutamente nulla, rifiuto offerta dal Norwich, quel che riguarda i giocatori da acquistare. Io vorrei prendere un bel centrocampista per completare l'opera, dato che abbiamo preso il difensore, abbiamo preso l'attaccante, abbiamo preso i due terzini, abbiamo preso il portiere, abbiamo preso il trequartista. Andiamo a prendere un bel centrocampista oppure un bel attaccante esterno. Abbiamo Marco Benassi dalla Fiorentina, 27 anni, 73 di overall, un po' bassino, oppure Frattesi, che però non possiamo comprare. Hack dalla Germania ci sta, ma non possiamo prendere giocatori che non siano italiani o spagnoli. Vi ricordo che dobbiamo rispettare le regole del mercato. Peccato proprio per queste regole, perché Yari Vertkaaren dell'Anderlecht mi sarebbe davvero piaciuto tantissimo. Riccardi della Roma, Riccardi della Roma, non so quanto sia di overall, proviamo per lui però. Andiamo molto alla cieca. La Roma è soddisfatta. Non è che abbiamo speso un po' troppo? Per Riccardi, gli dava da dare 10.000 di ingaggio e 10.000 di bonus. Se li accetta vuol dire che è abbastanza scarsino. E accettano, infatti, accettano senza battere ciglio. È un 64 di overall, ragazzi. Ho speso 6 milioni di euro per un 64 di overall. E Ruggero. In alternativa ci sono Fiore, Arias e Riccardi. Ugo Segura. Esterno sinistro e attaccante centrale svincolato, 82 velocità, 86 velocità scatto, agilità, equilibrio, elevazione. Andiamo su di lui, 18 anni 71. Sembra un gran talento. Tra l'altro non prende veramente niente di stipendio, ma lui sarà sicuramente un regen di qualche giocatore spagnolo che si è ritirato. Che ne so, un Suarez che si ritira e lui è il regen di Suarez, molto probabilmente, qualcosa del genere. Accettiamo, si abbassa anche un po' lo stipendio fisso per avere un maggiore bonus di ingaggio, ma Ugo Segura è un giocatore del Pompei e quindi va bene così. Direi che il nostro mercato è finito qui. Abbiamo conservato anche 16 milioni di euro, che non è poco, casomai volessimo andare ad aggiustare un po' la squadra. E adesso ci andiamo a simulare due o tre partite sicuramente. Non ho voglia di giocare in questo. La carriera a lungo andare diventa stancante. Forse al massimo mi gioco quella contro la Juve, non lo so. Lo vedrete strada facendo. Andiamo a simularci questo match contro il Milan. Facciamo subito simulazione rapida, vediamo un po' cosa combinano. Perdiamo 3-1, ragazzi, seconda sconfitta consecutiva, ma si sapeva. Quindi, ragazzi, dopo questa sconfitta tengo veramente voglia di andare a giocare contro la Juve. Contro la Juve sfoggeremo la nostra bellissima seconda maglia. Quindi andiamo in campo dallo stadio della Juve per questo match. Juve pericolosa, Ken, Dybala in aria, tiro e Perin para, poi ancora Dybala e poi Perin la fa sua. DHB ancora, bravissimo DHB, bravo. Attenzione qui che c'è tanto spazio ora. Ruggero che allunga per Fontana, che ha una bella falcata lì. Qua deve segnare Fontana! Fontana 1-0 Pompei. Ma che gol! Bellissimo l'inserimento, bellissima la corsa di Fontana, bellissima la conclusione. Passiamo in vantaggio così contro la Juventus. Attenzione qui, no, niente da fare. Ma ancora? Proviamo il destro! Non so chi era che ha tirato, sinceramente, era Scamacca, ragazzi. Scamacca. Attenzione a Dybala in aria, il tiro di Dybala e 1-1 pareggia la Juve. Pareggia il Piemonte. Ilic. Scamacca si era mosso, si è mosso qualcun altro però, Viera! Dentro. Ruggero. Fontana ancora lui, indemoniato sulla fascia. Fontana, palla in mezzo, Scamacca non ci arriva, la palla rimane a Viera.
che la spara in bocca a Szczęsny e finisce anche il primo tempo. Fontana per Scamacca. Scamacca prova il destro, Szczęsny. Attenzione qui da Dybala contro uno dei nostri. Dybala con queste scivolate, che cavolo sta a fa? Ma cacciagli il rosso, altro che giallo. Attenzione a Ruggero che si inserisce. Scamacca. Ancora Gianluca. Gianluca Scamacca, la palla rimane lì, non si è capito più niente. Attenzione Dybala. Dybala. Dybala contro DHB, palla dentro per Dragusin che fa 2-1 Piemonte Calcio. Clamoroso. Clamoroso, Dragusin ci ha fatto gol, ma io non ci credo con tutti i giocatori forti che ha la Juve. Dragusin. Scamacca per Lombardi ancora. Si allunga il pallone ma può andare lui. Ancora Lombardi, palla dentro, non ci credo tu. Finisce qua, vince la Juventus, vince il Piemonte Calcio, ragazzi. E niente, però comunque bella prestazione dei nostri. Certo, tre sconfitte consecutive in questo inizio di campionato non sono proprio un gran passo in avanti rispetto alla stagione scorsa. L'unica cosa che so è che l'episodio è finito e ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, lasciate un pollicione e noi ci vediamo logicamente al prossimo video con questa bellissima foto di Mattia Perin che esulta o sbrocca, non si capisce che cosa stia facendo in questa foto. Comunque, ciao a tutti ragazzi, sempre forza Pompei.